Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 26 novembre, ricordiamo San Leonardo da Porto Maurizio. Ascoltiamo. Giovane francescano, Leonardo aveva chiesto di andare missionario in Cina. La tua Cina sarà l'Italia, gli rispose un cardinale che ben conosceva la situazione socio-economica dell'Italia del XVIII secolo. Datosi quindi alla predicazione, fra Leonardo fu grande cantore della Via Crucis, devozione tipicamente francescana, alla quale egli diede la più grande diffusione. La sua parola, spesso accompagnata dalla luce delle torce e da tormenti autoinflitti ai quali fra Leonardo si sottoponeva, era molto efficace. «È il più grande missionario del nostro secolo», diceva di lui Sant'Alfonso de Liguori, venuto a conoscenza delle folle che accorrevano ad ascoltarlo. Predicò in tutta l'Italia, ma la regione più battuta fu la Toscana. Consumato dalle fatiche missionarie, venne infine richiamato a Roma, dove, con le sue appassionate prediche, alle quali assisteva anche il Papa, preparò il clima spirituale per il Giubileo del 1750. In quell'occasione piantò la Via Crucis nel Colosseo, dichiarando quel luogo sacro per i martiri. Morì l'anno dopo. E occorsero i soldati per tenere indietro la folla che voleva vedere per l'ultima volta il santo e portar via le sue reliquie. «Perdiamo un amico sulla terra», disse Papa Lambertini, «ma guadagniamo un protettore in cielo». Leonardo da Porto Maurizio, un fratello francescano, anche lui ricordato in particolar modo per la sua devozione alla Via Crucis. Lui era uno che proponeva questo modo di vivere e rivivere la passione del Signore in varie maniere e con insistenza, diciamo, ma con grande devozione personale. Noi conosciamo la Via Crucis e la pratichiamo, ovviamente siamo un po' lontani dal momento in cui noi ci dedichiamo a questo pio esercizio, si dice così. Però forse questo è un errore e anche il modo di vivere la Via Crucis, diventato così comunitario, forse diciamo, ci priva della grandezza anche di questo tipo di preghiera che noi possiamo fare anche da soli e non sbagliamo magari a farla anche da soli. Quindi procuriamoci un testo di riflessioni, ma bastano anche le stazioni della Via Crucis, proprio oggi, sto parlando di oggi, e poniamoci al cospetto di Cristo sofferente in questo viaggio del dolore, e scopriremo tante tante cose in ogni stazione, cose che non avremmo mai notato prima. Quindi riscopriamo oggi la Via Crucis e magari una volta al mese facciamo il proposito di praticarla, di meditare la passione di Gesù in questa maniera. Ma facciamolo anche da soli, mettiamo un crocifisso, contempliamolo e rimaniamo in ascolto. Sono sicuro che si aprirà una grande porta rispetto al modo che abbiamo conosciuto fino adesso di praticare questa bellissima preghiera. Ovviamente invochiamo l'intercessione e la protezione di uno dei suoi più grandi diffusori. San Leonardo da Porto Maurizio prega per noi.